Ok, abbiamo visto nell'equazione di secondo grado la forma generale dell'equazione, le condizioni affinché esistano soluzioni distinte, il delta maggiore di 0, affinché esistano soluzioni due reali coincidenti, delta uguale a 0, mentre se il delta è negativo non ci sono soluzioni reali. Okay? Se l'equazione ammette soluzioni, cioè ci sono due numeri che annullano il trinomio, allora la somma di queste due soluzioni è uguale all'opposto del rapporto tra il coefficiente B e il coefficiente A, il prodotto delle soluzioni è uguale al rapporto tra C e il coefficiente A, e infine se ci interessa costruire un'equazione che abbia determinati numeri come soluzioni, possiamo sfruttare la stessa proprietà, basta fare la somma e il prodotto e scrivere l'equazione x alla seconda meno la somma delle due soluzioni per x più il prodotto uguale. Okay? Oggi applichiamo questo a un caso particolare di equazione, a un tipo particolare, sempre di secondo grado. Ed è l'ultima parte che facciamo sulle equazioni di secondo grado, poi passiamo all'altra. Prendiamo per esempio questa. X alla seconda più 2k meno 1x più k alla seconda meno 1 uguale a 0. Questa che tipo di equazione è in x? Questa è un'equazione di secondo grado parametrica o letterale, perché oltre all'incognita x c'è il parametro k, quindi in realtà è un'infinità di equazioni, una per ogni k. Se la confrontiamo con ax alla seconda più bx più c uguale a 0, possiamo identificare a con 1, b con 2k meno 1 e c con k alla seconda meno 1. Prima cosa da fare è identificare correttamente i coefficienti. Li scrivo in un'altra pagina. A vale 1, B vale 2k meno 1 e C k alla seconda meno 1. Questa equazione, quella di prima, ha soluzioni. La prima cosa che dobbiamo chiederci è: ha soluzioni o no? Non voglio sapere quali, voglio sapere solo se ne ha o se non ne ha. Chi dice di sì? Dipende. Chi dice di no? Chi dice dipende ha ragione. Dipende da K. Perché in generale l'equazione di secondo grado ha soluzioni se il delta è positivo o nullo, ma il delta dipenderà da K. Andiamo a calcolarlo. Delta b alla seconda meno 4ac sarà un valore che dipende da k, perché b e c dipendono da k. Quindi ci saranno dei k per i quali l'equazione ha soluzioni e dei k per i quali non ne ha. B 2k meno 1 al quadrato meno 4 volte a che è 1 per k che è c, che è k alla seconda meno 1. Sviluppiamo le operazioni per semplificare il k, quindi sviluppiamo il quadrato, 4k alla seconda più 1 meno 4k, e poi facciamo il prodotto, meno 4k alla seconda più 4. 4k alla seconda meno 4k alla seconda fa 0, 1 più 4 fa 5, quindi il delta vale 5 meno 4k. Il delta dipende da k, k non va via, non si semplifica, k rimane. Quindi dobbiamo chiederci per quale valore di k esistono soluzioni. Esistono soluzioni se il k è non negativo, cioè maggiore o uguale a 0.
quindi come abbiamo visto a suo tempo esistono soluzioni se il delta è maggiore o uguale a 0. Quindi, visto che abbiamo appena calcolato il delta, avremo 5 meno 4k maggiore o uguale a 0, la condizione affinché la nostra equazione parametrica abbia soluzioni. Quindi risolviamo questa disequazione. Meno 4k maggiore o uguale a meno 5, cioè k minore o uguale a 5 quarti. Se k è minore o uguale a 5 quarti, l'equazione ammette soluzioni. In particolare, ditemi se posso cambiare pagina, se il k è minore di 5 quarti, allora il delta è maggiore di 0, ho due soluzioni distinte, x1 diverso da x2, perché il delta è strettamente positivo. Se k è uguale a 5 quarti, il delta è nullo e ho due soluzioni coincidenti, x1 è uguale a x2. Se invece k è maggiore di 5 quarti, il delta è negativo e non ho soluzioni. Tutti i casi possibili. Ok? Questo si chiama discussione dell'equazione. Cioè, a seconda del parametro, che cosa succede di quell'equazione? Può essere con soluzioni, senza soluzioni, con soluzioni uguali, eccetera. Sì, abbiamo già trattato un'altra cosa. Già fatta per le questioni di primo grado. Questo è l'analogo di quelli di secondo grado, che possono essere risolubili o meno a seconda essenzialmente del delta. È tutto chiaro fin qua? Ok? Ripeto, fatemela riscrivere. X alla seconda più 2k meno 1x più k alla seconda meno 1 uguale a 0, abbiamo visto che ha un delta che vale 5 meno 4k e quindi ha soluzioni se k è minore o uguale a 5 quarti. Questo è il vincolo affinché sia risolubile. Okay? Non ci dice quali sono le soluzioni, ci dice cosa deve succedere affinché le soluzioni ci siano. D'accordo? Domanda. Per quale valore di k, se esiste, succede che una soluzione è 0? Di tutti i k possibili, ce n'è uno che fa sì che una soluzione sia nulla? Per rispondere a questa domanda posso prendere due strade diverse. La prima è ricordarmi che x1 per x2 è uguale a c fratto a. Il prodotto delle soluzioni, posto che esistano, è c su a. Quindi, se x1 è 0, allora c su a deve essere 0, ma a non è mai 0. C è nulla. Se c è nullo, una delle due soluzioni è 0. Quindi la domanda, l'equazione ammette una soluzione nulla? Risposta, posto, ripeto, che sempre che a non sia 0, la soluzione nulla c'è se si annulla c, ma c vale k alla seconda meno 1. Ok? C vale k alla seconda meno 1, quindi una soluzione è nulla se c vale 0, cioè se k alla seconda meno 1 è 0.
ovvero se k vale più o meno 1. Questi due valori per k, 1 e meno 1, soddisfano entrambi questo vincolo, sia l'1 che il meno 1 sono minori di 5 quarti. Quindi entrambi vanno bene, sia per k uguale a 1 che per k uguale a meno 1, avrò una soluzione nulla. Per verificarlo è sufficiente riscrivere l'equazione con k che vale o 1 o meno 1. Esempio, se k vale 1, allora l'equazione diventa x alla seconda più 2 per 1 meno 1, x più 1 alla seconda meno 1 uguale a 0. Ho semplicemente riscritto l'equazione mettendo 1 al posto di k. Quindi diventa x alla seconda, 2 meno 1 fa 1 e 1 meno 1 fa 0. X alla seconda più x uguale a 0 è un'equazione spuria, la soluzione 1 è 0 e l'altra è meno 1. Funziona, c'è la soluzione nulla. Nell'altro caso k uguale a meno 1, ditemi se posso andare avanti, k vale meno 1, l'equazione diventa, cioè la seconda, abbiamo 2 volte meno 1 che fa meno 2, meno 1 ancora fa meno 3, meno 3x, e poi meno 1 alla seconda fa 1, poi meno 1 fa 0. Anche in questo caso un'equazione spuria, le soluzioni sono una è lo 0 e l'altra. Quindi sia che k sia 1 che sia meno 1, l'equazione ha una soluzione nulla. Ok? Quindi questo risolve il nostro problema. Un'altra domanda che ci possiamo porre è: vedere, potrebbe essere il caso di vedere se esistono dei k che abbiano che comportino soluzioni opposte. X1 uguale a meno x2. Una soluzione è l'opposto dell'altra. Anche questa è una cosa abbastanza facile da verificare, perché se le soluzioni sono opposte, allora la loro somma è 0. Ma la somma delle soluzioni è meno b su a. Cioè, se a non è nulla, se a non è diverso, è diverso da 0, è sufficiente che b sia 0 affinché le soluzioni siano opposte. Ma il coefficiente b vale 2k meno 1 in questa equazione, quindi b è 0 se k vale un mezzo. E anche questa soluzione, questo valore per k è accettabile, perché se k vale un mezzo è più piccolo di 5 quarti e in quel caso le soluzioni ci sono. Quindi se k è un mezzo, le soluzioni sono reali e sono opposte. Andiamo a vederle. Ok? È sufficiente andare a sostituire a k il valore 1 mezzo.
troviamo K vale 1 mezzo, l'equazione diventa x alla seconda più 2 volte K, che è 1 mezzo, meno 1 per x, più 1 mezzo alla seconda, cioè 1 quarto, meno 1 uguale a 0. Ho riscritto l'equazione dove era, non me la ricordo più, eccola qua, mettendo al posto di K 1 mezzo. Quindi abbiamo x alla seconda più 2 per 1 mezzo fa 1, 1 meno 1 fa 0, quindi il termine x non c'è più, più 1 quarto meno 1 fa meno 3 quarti. Quindi x alla seconda meno 3 quarti fa 0, x alla seconda uguale a 3 quarti, x è uguale a più o meno radice di 3 quarti, oppure, se volete, più o meno radice di 3 diviso 2. E le due soluzioni sono opposte, una quel più, l'altra quel meno. Detto questo, adesso troviamo qualche altro esercizio. Altro esempio, prendiamo questa equazione, x alla seconda meno kx meno 20k alla seconda uguale a 0. Anche questa è un'equazione di secondo grado parametrica, perché c'è oltre la x il parametro k. La prima cosa che dobbiamo fare è stabilire se esistono dei k per i quali questo ne ha soluzioni e altri per i quali non ne ha. Identifichiamo prima i parametri a, b e c. Se confrontiamo con a x alla seconda più b x più c uguale a 0, troviamo che a vale 1, b è meno k e c è meno 20k alla seconda. Calcoliamo il delta, b alla seconda, quindi meno k alla seconda, meno 4 per a che è 1, per meno 20k alla seconda. Il delta vale più 81k alla seconda. Ok? Posso cambiare pagina? No. 81k alla seconda, possiamo anche scriverlo, posso farlo anche qua, come 9k al quadrato. È un quadrato. E il quadrato non è mai negativo. Qualunque valore io dia k, 9k tutto il quadrato darà sempre un segno più. Al limite 0 se k è 0, ma mai negativo. Quindi qualunque valore io dia k, questa equazione avrà sempre soluzione. Perché il delta è sempre positivo, o male che vada è nullo, ma non sarà mai negativo.
perché è un quadrato. Il nostro delta, che è funzione di k, vale 9k tutto al quadrato, che è maggiore o uguale a 0 qualunque sia k reale. Quindi l'equazione ha soluzioni per qualunque k. Se vogliamo proprio sottilizzare, potremmo dire che se k è 0, allora il delta è 0 e le soluzioni sono due numeri coincidenti, perché il delta è nullo. Qualunque sia k diverso da 0, il delta è positivo, quindi esistono due soluzioni x1 e x2 diverse tra loro. Quindi ripeto, il nostro delta è un quadrato. Il quadrato è positivo o nullo qualunque sia k. Quindi l'equazione ha soluzioni per qualunque k. Possiamo distinguere il caso in cui k sia nullo, perché se k è 0, il delta è 0, e se il delta è 0, le soluzioni ci sono ma hanno lo stesso valore. Quindi x1 è uguale a x2. Se invece il k non è 0, il delta è strettamente positivo e quindi le soluzioni esistono e sono diverse. Sono due diverse tra di loro, due distinte. In nessun caso avrò proprio l'equazione senza soluzioni, perché il suo delta sarà sempre positivo. Ok? Tutto chiaro? Scusate, chiedevo l'esercizio. No, solo questo. Vediamo per esempio vediamo questo. K alla seconda, x alla seconda meno kx più meno 6 uguale a 0. Se questa è parametrica, qui a vale k alla seconda, b è meno k e c è meno 6. Il delta vale meno k alla seconda meno 4 per k alla seconda per meno 6, k al quadrato più 24k al quadrato, e anche qui il delta è un quadrato, valgono le stesse condizioni di prima. Se è un quadrato, l'equazione avrà sempre soluzione. E quindi se k è 0, il delta è 0, due soluzioni reali coincidenti. Se k è diverso da 0, qualunque valore abbia oltre lo 0, ho due soluzioni reali distinte. Ok? Attenzione però, guardiamo un attimo meglio il caso k uguale a 0. Che succede se k è 0? E qui in questo caso questo differisce da prima. C'è un piccolo problema qui, perché se k è 0, è vero che il delta è 0, ma l'equazione cessa di essere di secondo grado. Ma prima l'avevamo scritto. Prego? Prima, nella formula precedente l'avevamo scritto.
ipotizzato il caso in cui cambia. Sì, sì, però perché? Perché questo caso qui è accettabile? Perché A è 1. L'equazione rimane di secondo grado. Mentre qui l'equazione è un po' più delicata, perché A dipende da K. E qui se K è 0, l'equazione non è più di secondo grado. Quindi una cosa da controllare ancora a monte è: ci sono dei K che fanno sì che questa equazione non sia più di secondo grado? Sì, perché nella formula generale dell'equazione di secondo grado c'è la condizione A diverso da 0, ma qui A dipende da K, quindi se K è nullo, quindi dato che A vale K alla seconda, se K è 0, allora anche A è 0 e l'equazione diventa 0 per x alla seconda meno 0 per x meno 6 uguale a 0. Quindi diventa 0x alla seconda più 0x meno 6 uguale a 0. E questa meno 6 uguale a 0 è impossibile. Cioè arriva una espressione falsa. Ok? Quindi è un valore vietato per K, perché se è 0 l'espressione perde di significato, mi dà qualcosa che non è vero per nessuna x. Quindi escluso il valore di 0 per questa ragione, qualunque K diverso da 0 fa sì che il delta sia maggiore di 0, quindi ho 2 soluzioni distinte. Ok? Non posso, dimmi. Può tornare alla definizione. Certo. Non posso quindi avere questa equazione con un K tale che le due soluzioni siano coincidenti. Perché l'unico valore per il cui il delta sarebbe 0 è k uguale a 0, ma quello è vietato perché in quel caso l'equazione non è più di secondo grado, anzi non è più proprio un'equazione. Ultima domanda: c'è qualche valore di k che fa sì che una soluzione sia nulla? C'è qualche valore di K per il quale x1 è 0? Discussione? Sì? No? Non so. Una soluzione è nulla se x1 per x2 è uguale a 0, quindi se c fratto a è 0. Ok? Sempre posto che K non sia 0, quindi A non è 0, allora questa condizione comporta che C sia 0. Qui attenzione, abbiamo un A che dipende da K. Dobbiamo sempre ricordarci che A deve essere calcolabile in un nullo. Ok? Quindi una soluzione sarebbe 0 se fosse possibile trovare un C nullo, ma nel caso nostro C vale meno 6, che è diverso da 0 qualunque sia K, perché in C K non c'è. Ergo non esistono K tali che una soluzione sia 0. Qualunque K io prenda, non troverò mai una soluzione nulla. Perché se la trovassi dovrebbe avere un C nullo e C non dipendendo da K non può annullarsi.
ha il valore che ha, è fatta così, la mamma l'ha fatta così, deve mantenersela così. Ma non lo è, vale meno 6. C è meno 6. Giusto, sì. Quindi non abbiamo modo di annullarci in questa equazione. In questa equazione no. No. Quindi non è come quelle. Quelle di prima erano diverse, in quel caso era possibile, qui no. Perché qui prima dipendeva da fatto. E okay. Se provassimo un'equazione che comunque A che dipende da K, però non ha la C, A C uguale a 0. Se provassimo un'equazione con A che dipende comunque da K, ma senza C, perché C uguale a 0. Allora in quel caso avremo sempre una soluzione nulla. Se C fosse 0 comunque K, avete sempre in ogni caso una soluzione nulla. Va bene, direi che per oggi possiamo fermarci qua.